Buongiorno a tutti, siamo in attesa di partire con uh, il webinar. Ricordo che siamo collegati anche su, su LinkedIn e quindi saluto anche tutti quelli che si sono già collegati eh, dal nostro canale di LinkedIn. A breve ci raggiungerà, anzi eccoci qua, già Paolo che è il Buongiorno, nostro Buongiorno, ciao. Aspettiamo ancora qualche minuto perché siamo un attimo in anticipo e dopo partiamo con la, la presentazione. Oggi si parlerà di Google Analytics 4 versus Google Analytics Universal. Paolo ci farà un po' capire le differenze e come conviene gestire questo, questo passaggio tra i due Google Analytics. Ricordo anche che il, um, il webinar dell'ultimo venerdì del mese è un appuntamento fisso. Abbiamo saltato gennaio perché insomma c'è stati un po' di festività, un po' di assenze per Covid, e quindi ehm, non siamo riusciti a organizzarla sull'ultimo venerdì del, di gennaio, ma eh, anche in, nel corso dell'anno manterremo questo appuntamento fisso, eh, salvo forse il mese di agosto, eh, e andremo quindi. A, a creare questi appuntamenti fissi ogni ultimo venerdì del mese per aggiornarci su, su vari argomenti sempre del digital marketing in particolar modo essendo noi molto fissati, fissati sul data driven andremo quasi sempre a parlare di argomenti che hanno a che fare con i dati eh, ma anche con la creatività e con le, le strategie per migliorare le, le conversioni e, e la resa delle campagne pubblicitarie online. Ricordo che eh, alla fine del, del webinar è possibile fare delle domande sia per chi si collega con Zoom sia per chi si collega eh, con LinkedIn. Eh, riporterò io le domande da LinkedIn, è possibile. Eh, appunto, usare la chat per eh, andare a fare, a fare delle domande. C'è un piccolo delay tra il video di Zoom e il video di LinkedIn, quindi mh, magari chiedo a chi fa le domande di LinkedIn di pazientare alla fine del, del webinar qualche secondo perché appunto con un filo di ritardo, eh, vedrete con un filo di ritardo le, le nostre risposte. Vedo che si collegato anche qualche nostro cliente che quindi saluto. Ciao Andrea. E mi fa piacere vederti a questo webinar. E ritengo che Google Analytics 4 sia molto interessante per eh, riuscire a, a comprendere meglio eh, i dati a livello globale. Eh, ma non, non mi addentro altro perché... Abbiamo la fortuna di avere Paolo, che ritengo uno dei migliori esperti di tracking analytics in Italia e quindi sicuramente meglio di me vi sarà, vi mh, sarà in grado di spiegarvi appunto eh, il valore aggiunto di, di Google Analytics 4. Bene, io direi... Ehm, Iniziamo, magari faccio giusto io una piccola presentazione di chi siamo per chi appunto non, magari non ci conosce. Eh, Web Performance è un, un team di, di professionisti specializzati, abbiamo più di dieci anni di esperienza nel, nello sviluppare progetti di marketing digitale. Eh, lo facciamo, come ho detto prima, con un approccio molto data-driven, quindi ehm, con l'ossessione dei dati. Ma anche molto customizzato sulle esigenze del cliente e, e con un'apertura eh, internazionale. Noi facciamo parte di un gruppo internazionale che si chiama T2O, con sedi eh, a Madrid, Città del Messico e Houston, oltre che a Milano e Trento in Italia. E mh, aiutiamo in particolar modo i clienti che hanno e-commerce nell'ottimizzare nell le loro campagne marketing e in genere nel crescere, ehm, nel crescere online. Um, come detto prima, ricordo che a fine del webinar è possibile fare delle domande nella chat sia di LinkedIn che di Zoom. E, e a questo punto non mi resta che lasciare la parola a Paolo, che è il nostro Tracking Analytics Manager con tanti anni di esperienza nel gestire progetti appunto di, di questo tipo. E quindi, Paolo, a te la parola per spiegarci eh, cosa fare rispetto alla novità Google Analytics 4. Grazie Alessandro, vi condivido subito lo schermo. Mi chiedo di, ti chiedo Alessandro di dirmi quando, se vede, se vede il mio schermo. Sì, ancora non ha pieno schermo. Uh -huh. Allora, scusate che... Oh. Ok. Ok, ci siamo. Allora, innanzitutto permetto di fare una chiosa sul titolo del webinar un po' provocatorio, um, Google Analytics versus Google Analytics 4, come scegliere. Eh, in realtà la scelta eh, tra un po' sarà un po' obbligata, nel senso che eh, si tratta di quello che diventerà lo standard de facto per uh, quanto riguarda il mondo Google nel, nel tracciamento e già ora eh, sostanzialmente è molto disincentivata la creazione di una proprietà Google Analytics Universal. Ehm, sostanzialmente quando vai a creare una nuova proprietà in Google Analytics devi andare eh, nelle impostazioni avanzate per scegliere eh, la proprietà con cui siamo abituati siamo stati abituati fino a tracciare quindi ehm, questo webinar serve sostanzialmente a come scegliere di mettere in progress eh, l'apertura di una proprietà con Analytics 4 installarla sul nostro network, nostri siti, le nostre app e eh, sostanzialmente come trarne beneficio e iniziamo a vedere qui di qualche vantaggio e uh, un primo vantaggio um, che può derivare da Google Analytics 4 è il motivo per cui è stato creato. Uh, perché Google Analytics Universal è sostanzialmente un sistema di tracciamento um, che è un modello di raccolta di dei dati pensato per la navigazione web è fondato su page view che iniziano sessioni eh, e sostanzialmente è fortemente eh, pensato per eh, misurare siti internet. Per le applicazioni eh, con, su mobili su iOS e su Android c'è un altro prodotto che si chiama Firebase ed è proprio una piattaforma distinta, quindi abbiamo sostanzialmente i dati in due piattaforme diverse. Ecco, Google Analytics 4 nasce eh, per amalgamare questi, eh, questi due modi, eh, queste varie tecnologie. Eh, ha un modello eh, di lettura e raccolta dati pensato, eh, basato sugli eventi, tutto un evento, anche la page view. Eh, le sessioni esistono ancora, ma non sono così fondamentali. Eh, e il vantaggio è che tutti i nostri dati sono um, raccolti in un unico posto, leggibili da un'unica piattaforma. Eh, ecco, quindi se uh, siamo uno di quegli e-commerce che ha sostanzialmente il sito web e poi mh, la declinazione uh, su app uh, Android, app iOS, con l'ITX4, um, è sostanzialmente uno strumento che uh, può essere utile uh, per andare a misurare questa esperienza. Un vantaggio uh, che ho avuto modo di constatare finora con l'utilizzo di Golemitics 4 è uh, una bassa sensibilità al campionamento. Uh, che cos'è il campionamento? Uh, per chi di voi è abituato a fare confronti anno su anno, mese su mese, con applicazioni di segmenti uh, per andare ad analizzare uh, porzioni diverse di traffico. Um, Avrà avuto probabilmente esperienza del campionamento in Google Analytics Universal, ovvero una riduzione dei dati uh, nei report uh, per sostanzialmente uh, far fronte a un allertamento dell'interfaccia. Se mh, andiamo a fare una query, una, una richiesta che va. A, a comprendere un grosso mole di dati tale da rallentare l'interfaccia, proprio l'esperienza di lettura uh, dei dati con Google Analytics Universal. Uh, Google, uh, Google ci mostra meno dati e ce lo dice con questo uh, scudetto giallo in alto a sinistra, uh, indicando appunto il, la percentuale di sessioni su cui è basato uh, quel report. Ecco, a parità di uh, periodo di confronto e di segmenti applicati tra le due proprietà. Uh, mi sembra di vedere che uh, Google Analytics 4 sia molto meno sensibile a questo fenomeno e quindi uh, abbiamo uno strumento che ci dà sostanzialmente uh, dei report più completi. Google Analytics 4, da alcune feature che sono uh, state introdotte o uh, modificate, sembra essere un po' più privacy friendly di Google Analytics Universal. Eh, in particolare l'anonimizzazione dell'IP, eh, ovvero andare a tagliare l'ultimo pezzo di IP per eh, motivi di privacy, eh, che era, eh, andava configurato in Google Analytics Universal nel codice di monitoraggio, eh, in Google Analytics 4 è eh, anonimizzato by default, quindi non serve che andiamo a toccare nulla. Rimane la possibilità di cancellare i dati, ma soprattutto sono stati introdotti due nuovi concetti, due nuove eh, feature: il concetto di soglia e il concetto di ANP. Eh, una soglia è un qualcosa di simile al campionamento come concetto nel senso che è mh, una riduzione dei dati mostrati nei report, ma questa volta eh, non per motivi di performance eh, dell'interfaccia, del rallentamento dell'esperienza utente, ma per motivi di privacy, se infatti andiamo a richiedere una quantità di dati eh, mh, molto granulari che magari hanno delle informazioni tali che ci permettono di risalire all'identità um, dell'utente, ecco che Google Analytics 4 uh, va a nascondercele uh, applicando quella che si chiama una soglia per uh, andare ad arginare questo fenomeno. Invece l'ANP è sostanzialmente l'andare a mh, scegliere di mh, catalogare certi eventi. Uh, oppure dimensioni o metriche eh, in modo tale che non vengano esportate in piattaforme pubblicitarie e quindi non vengano utilizzate per segmenti di pubblico per personalizzare gli annunci e quindi sembra sostanzialmente eh, essere un, un qualcosa di un po' più privacy friendly rispetto mm, a Google Analytics Universal. Eh, tu. Con Google Analytics Univelled siamo abituati a collegare account pubblicitari mh, di vario tipo, uh, Google Ads in primis, ma anche account uh, che sono un po' più legati all'analisi statistica uh, come Google Search Console, Google Optimize. Ecco, uh, rimane questa possibilità uh, in Google Analytics 4, uh, però quello che uh, mi prego mettere in evidenza è un collegamento gratuito con un tool a pagamento. Uh, che però secondo me è molto potente, che è Google BigQuery. Uh, si tratta di un data warehouse, un magazzino di dati che sostanzialmente, con il Google Analytics 4, ci permette di esportare uh, tutti i dati grezzi raccolti uh, con il modello di Google Analytics 4 e fare delle query. Uh, personalizzate per andare a estrarre informazioni che magari non riusciremo a, um, ad avere con i report standard. Uh, Potremmo andare a costruirci dei report di distribuzione personalizzati uh, o mh, andare a uh, combinare le fonti di, uh, i dati di Google TS4 con altre fonti esterne come un CRM o altri dati di prima parte. Quindi si tratta di uno strumento... Uh, molto potente per fare uh, delle analisi avanzate e uh, estrarre ulteriore conoscenza uh, da Google Analytics 4 combinato anche con altre fonti dati. Un altro facilities introdotto da Google Analytics 4 è uh, la configurazione del costo-domain tracking. Uh, Cos'è il costo-domain tracking? È la possibilità di. Eh, tracciare eh, più siti, ehm, più proprietà linkate tra loro utilizzando un solo codice eh, di monitoraggio. Ecco, Google Analytics Universal, questo per fare questo dovevamo agire su diversi punti eh, dall'interfaccia di eh, Google Analytics e a livello di codice di monitoraggio o del tag di, uh, di uh, GTM. Eh, ecco um, in Google TX4, um, una volta installato il codice di monitoraggio um, sulle varie proprietà, è sufficiente agire a livello di dell interfaccia elencando i domini, i siti che uh, andiamo a linkare, quindi non è più necessario andare a fare delle configurazioni a livello di flag su, um, sul tag di Google Tag Manager. Uh, è sufficiente il codice standard e l'elenco uh, dei domini gestiti. Ora andiamo un po' ad esplorare mh, le possibilità eh, di estrarre conoscenza ulteriore ehm, con i report di Google Analytics 4, partendo eh, dai report di acquisizione. Eh, Google Analytics Universal risponde alla domanda da dove arrivano i nostri utenti, mostrandoci l'ultima fonte non diretta che ha portato traffico al nostro sito. Eh, Google Analytics 4. Risponde alla stessa domanda offrindoci due punti, due punti di vista differenti. Eh, quello dell'utente mostrandoci eh, la fonte eh, di traffico che ha portato l'utente la prima volta su, eh, sul sito o sull'app per i dispositivi mobili, eh, e quello della sessione. Eh, mostrandoci l'ultima fonte non diretta che, eh, con cui l'utente ha interagito ad inizio sessione. Uh, ecco, quando in Google Analytics si parla di traffico, navigazione, di sessione, um, intendiamo tutte le azioni che l'utente compie in un intervallo di tempo, appunto, la sessione. Ora, non è lo scopo di questo webinar ricordarle nel dettaglio come funziona il meccanismo delle sessioni, uh, però è importante sapere che in questi, questi sistemi sono conteggiate uh, in modo diverso, um, in particolare. Uh, Google Analytics Universal, il click uh, su una nuova fonte termina la sessione in corso. Uh, mentre in Google Analytics 4, se noi facciamo click su una nuova fonte di traffico, uh, la sessione non viene tagliata. Uh, questo vuol dire, per esempio, che uh, se inizio a navigare partendo uh, da un click su un banner e poi durante uh, la navigazione clicco su una newsletter, Um, in Google Analytics uh, Universal vedo due sessioni um, distinte, mentre in Google Analytics 4 vedo uh, um, un'unica sessione, quella della display. Uh, quindi abbiamo due sessioni, una sulla display e l'altra in Google Analytics Universal e uh, una sessione unificata in Google Analytics 4 a parità eh, di configurazione di installazione Gonic X4 eh, traccia più azioni attraverso degli eventi automatici eh, cosa vuol dire in Gonic Universal andando a installare il tag di base Uh, o, o tramite CDM o con il tag JavaScript uh, sul sito, potevamo tracciare in automatico due azioni, essenzialmente uh, la page view e la ricerca sul sito. Ecco, uh, a parità di questa configurazione con Google Analytics 4 possiamo tracciare più cose uh, andando a debilitare uh, semplicemente dei flag in, in piattaforma, in particolare possiamo andare a tracciare uh, in più uh, gli scorrimenti, le gli scroll i clic in uscita, eh, i coinvolgimenti video, i download dei file. Eh, e quindi eh, riusciamo a tracciare più azioni e ricavare più insight nei nostri report ehm, con un effort da parte dello sviluppo equivalente a quello di Google Analytics Universal. La tassonomia degli eventi Google Analytics 4. Ehm, ora... In Google Analytics Universal eh, la tassonomia degli eventi, ovvero proprio quel, eh, i valori, ehm, quello che leggiamo scritto in quella categoria, azione, etichetta, eh, all'interno del report, è spesso eh, demandata a chi si occupa della configurazione. Quindi possiamo trovare eh, nomi diversi eh, su siti diversi per tracciare eh, la, quella che è effettivamente la stessa azione. Eh, Ecco eh, pur rimanendo questa cosa c'è cioè nel senso in Google Analytics 4 noi eh, possiamo decidere che nome dare agli eventi però ehm, Google riserva dei nomi particolari che attivano degli site particolari mh, per certi, eh, certe categorie verticali. Uh, e quindi mh, questo va a un po' uniformare anche uh, la lettura e la raccolta dei dati e uh, dovrebbe rendere anche i rapporti più leggibili, secondo me, perché non abbiamo più mh, quella, un po' quella arbitrarietà uh, andiamo un po' a sacrificare un po' di libertà, però andiamo ad avere dei nomi standard. Ecco, uh, mh, in particolare per quanto riguarda la categoria retail di commerce, uh, Faccio notare che non abbiamo più una gestione a step numerati, eh, ma abbiamo degli eventi specifici eh, per azioni specifiche come eh, l'inizio del checkout, il begin checkout, l'aggiunta del metodo di spedizione o l'aggiunta del metodo di pagamento, add shipping info, add payment info. Eh, abbiamo um, del, eh, degli eventi per la to-wish list o la view card che prima non c'erano e eh, ricalcano un po' mh, come stile e come tassonomia mh, sembra un po' quello de, del pixel di Facebook, sembra andare un po' in questa direzione, quella del pixel di Facebook come, come tassonomia. Quindi mh, questo tipo di approccio, eh, da un lato, si sacrifica un po' di libertà che comunque rimane, cioè non è che possiamo, possiamo eh, continuare a, a, ad avere degli eventi personalizzati, eh, però tende sostanzialmente a un po' più di ordine nei report. Ecco, eh, in Google Analytics 4 eh, il concetto di pagina eh, sembra eh, un po' più dettagliato, nel senso che eh, adesso vengono associate un po' più ehm, di azioni che, eh, abbiamo, relative agli eventi che abbiamo descritto prima. Eh, perché se in Google Analytics Universal quello che viene messo in evidenza ehm, sono più che altro le visualizzazioni del pagine, le entrate e le uscite, ecco che in Google Analytics 4, eh, oltre a que ehm, questo tipo di azioni, abbiamo anche gli scorrimenti degli utenti unici, quindi eh, quanto viene scrollata la pagina, abbiamo il conteggio degli eventi sulla pagina con la possibilità di andare a scegliere Uh, quali eventi uh, andare a realizzare su quella pagina, uh, le entrate e le conversioni su quella pagina. Quindi uh, passiamo più da una lettura della pagina alla lettura uh, del contenuto, da come viene vissuto uh, dall'utente. Uh, un paio di focus particolari su alcune uh, metriche: il coinvolgimento um, che va a rimpiazzare quello che in Google Tunes Universal era il rimbalzo. Uh, che cos'è il rimbalzo? Mm. Sostanzialmente è una sessione in cui l'utente eh, atterra e poi se ne va eh, senza interagire. Questo dovrebbe essere il concetto eh, di rimbalzo. La frequenza di rimbalzo è appunto la percentuale di sessioni in cui gli utenti se ne vanno senza interagire e eh, sostanzialmente i valori bassi vengono considerati positivi eh, di frequenza di rimbalzo. Ecco, in Google Analytics 4 si misura il concetto opposto. Il coinvolgimento, ovvero eh, non si misurano più gli utenti che se non gli utenti che restano che interagiscono con il nostro business, eh, e, lo, e lo facciamo con tutta una serie di metri: che le sessioni per coinvolgimento, eh, sessioni eh, di, per, eh, di coinvolgimento per utente, eh, il tasso di coinvolgimento, e mh, sostanzialmente eh, qui i valori bassi sono considerati negativi. Eh, questo eh, rende più intuitivo, secondo la lettura dei dati, perché visto che a un primo approccio allo strumento Google Analytics, eh, tante volte si fa confusione ad associare un qualcosa di basso, una decrescita a un qualcosa di positivo e quindi associare una decrescita a un qualcosa di negativo risulta molto più intuitivo come lettura a un primo approccio. Il tempo um, che in Google X4 è molto più preciso. Mh, perché in Google X Universal uh, dobbiamo ricordare per chi anche non sapesse che il tempo è misurato con il cambio di pagina, uh, nel senso che un utente arriva su una pagina, Google X registra ora, minuto e secondo in cui questa uh, è stata visualizzata, poi va uh, sull'altra pagina successiva e registra ora, minuto e secondo in cui questa è stata visualizzata. Eh, e la differenza tra questo, questi due tempi è il tempo mh, sulla prima che è un po' impreciso soprattutto nelle eh, sessioni con appunto una sola pagina o, o sulle pagine di uscita. Ecco, in Google Analytics 4 eh, la misura è più accurata perché il tempo che leggiamo è effettivamente il tempo eh, con cui l'utente interagisce sul nostro business, eh, con il nostro business, quindi... Uh, abbiamo una, mh, un rapporto più accurato da questo punto di vista. Ora mh, passiamo a tutti quei eh, report, tutti quegli insight eh, legati alla misurazione delle conversioni e all'attribuzione del credito. Uh, in Google Integrity Universo siamo abituati a uh, creare obiettivi basandoci su elementi come appunto gli eventi o le ur delle pagine, ne abbiamo a massimo 20 per vista e sono conteggiati una volta per sessione. Questo è un limite eh, se andiamo a configurare per esempio obiettivi sull'aggiunta al carrello, eh, se, perché se facciamo configuriamo l'obiettivo sull'aggiunta al carrello e mh, facciamo due aggiunte al carrello in una sessione viene conteggiato eh, solo una volta. Eh, ecco, in Google Analytics 4 um, abbiamo il singolo evento uh, che può essere abilitato come conversione. Quindi gli eventi che andiamo a raccogliere sono, possono essere abilitati come uh, conversione. Eh, alcuni eventi sono considerati come uh, di, uh, conversioni di default, come per esempio il, il parchase. Abbiamo al uh, massimo 30 uh, per proprietà uh, che possiamo accendere o spegnere come conversione e vengono conteggiati tutti gli eventi, quindi non solo uno per sessione, ma Uh, tutti gli eventi, un'altra uh, feature introdotta a Google X4 è la possibilità di scegliere il modello di attribuzione uh, a livello di proprietà uh, perché in Google Analytics Universal, noi nei rapporti standard avevamo l'ast non direct click, uh, un solo modello di attribuzione uh, che andava sostanzialmente a farci stare l'ultima fonte non diretta uh, su tutti i rapporti di acquisizione. E altri modelli di attribuzione erano fruibili in, uh, uh, in un solo report, uh, quello del confronto dei modelli, o tramite i report attribution, che, sono, um, che è un prodotto a parte che si basa sulle uh, le viste di Google Analytics Universal. Ecco, noi possiamo andare a scegliere a livello di proprietà Google Analytics 4 quale modello di attribuzione uh, applicare ai report standard, incluso il modello Data Driven. Um, Ecco eh, anche questo che eh, sostanzialmente mh, è da precisare. Quando andiamo a scegliere il modello di attribuzione a livello di proprietà, eh, questo non ci sconvolge i report, nel senso che eh, va a influire su delle dimensioni delle metriche dedicate su certi report. E rimane tutto quel discorso di prima che abbiamo fatto sull'attribuzione legata, sul punto di vista dell'utente, il punto di vista della sessione. Eh, perché sostanzialmente sono dedicati sorgente mezzo campagna, dedicati a un punto di vista dell'utente, sorgente e mezzo campagna, dedicati al punto di vista della sessione, e sorgenti mezzo campagna, dedicati all'attribuzione con metriche eh, relative. Eh, e quando andiamo a cambiare questa impostazione c'è un ricalcolo retroattivo, quindi sostanzialmente va a fare un ricalcolo retroattivo. Da notare comunque per certi modelli di attribuzione, se abbiamo già iniziato a raccogliere i dati anche da più di un anno con Google X4, alcuni modelli potrebbero non mostrare tutti i dati perché sono partiti solo da una certa data in avanti, quindi bisogna andare a vedere il modello per modello qual la data di partenza eventualmente. Uh, Un'altra novità di Google Tis 4 sono le metriche predittive, ovvero la possibilità di analizzare mh, alcune probabilità. Quindi, non uh, più come in Google in edizione che ci permetteva soltanto di analizzare le azioni puntualmente fatte dall'utente, questo uh, rimane in Google Tis 4. Ma uh, vengono introdotte mh, delle metriche che cercano di uh, calcolare la probabilità di acquisto, uh, la probabilità di abbandono dell'utente o di prevedere le entrate future. Ecco, per attivare questo tipo di metri che servono un po' di dati eh, raccolti per un certo tempo con una certa qualità, si tratta di un modello statistico che ha bisogno di un certo flusso eh, di dati in ingresso. I report personalizzati, ehm, che sono un vero punto di forza di Google Analytics 4, ehm, perché se in Google Analytics l'abbiamo eh, abituati, a report personalizzati di tipo tabellare eh, con al massimo un grafico lineare o mappa. Eh, in Google Analytics 4 possiamo creare funnel personalizzati eh, dei report di patta analisi, personalizzati eh, su, su corte, personalizzati in particolare il funnel eh, merita un'attenzione particolare perché possiamo andare veramente a spaccare il capello Uh, molto nel dettaglio e a configurare degli step con uh, combinazioni di, um, di attributi, uh, quindi non, sol non soltanto la pagina o un evento, ma combinazioni di fattori, e uh, andare addirittura a specificare il tempo che deve intercorrere tra uno step e l'altro per considerare il passaggio. Quindi uh, si tratta di uno strumento uh, molto potente in uh, questo senso. Ecco, uh, questo è un po' mh, il riassunto di quanto visto finora. Mm, ora vi farei vedere un attimo anche da interfaccia come si presenta Google Analytics 4. Allora, partiamo da questo. Um, qui abbiamo sostanzialmente il rapporto in tempo reale mh, che si tratta uh, che è un po' diverso, ha un'interfaccia mappa più simile eh, a Google Maps come concetto. E ehm, da notare la possibilità di, eh, per esempio, ad applicare dei segmenti che eh, prima una, nei report temporali di Google Analytics Universal, per esempio, non ci sono. Eh, come sono organizzati i report? Come è organizzato il menu? Eh, dove vediamo scritto report sostanzialmente. Uh, sono tutti i report standard un po' che abbiamo descritto prima uh, le esplorazioni sono i report personalizzati pubblicità è dedicata a um, tutto il mondo di attribuzione ci sono report legati al uh, confronto dei modelli di attribuzione e l'analisi dei percorsi di conversione uh, la configurazione dove andiamo a fare diversi setting tra cui la scelta de degli eventi legati a um, alle conversioni. Uh, andiamo per esempio a vedere un rapporto di acquisizione, l'acquisizione basata sugli utenti, che sostanzialmente è la risposta alla domanda da dove arrivano i nostri utenti, uh, analizzando l'argomento la, um, di canali predefinito uh, per il primo utente, ovvero il canale che ha portato l'utente per la prima volta sul sito e che ci mostra sostanzialmente uh, le varie metriche um, nel tempo. Quindi abbiamo il, canale, il primo canale che ha portato l'utente per la prima volta sul sito e nel tempo tutte, uh, tutte le azioni, tutte, um, tutti gli eventi che ha, che ha fatto, tutte le conversioni, tutti gli obiettivi che ha raggiunto. Um, diversamente... Quanto riguarda il traffico, abbiamo la, fo eh, la fonte di traffico che ha iniziato la sessione eh, sempre con le metriche annesse. E cosa molto comoda, qui andare a scegliere eh, quali eventi andare a chiudere nel conteggio, eh, rimane sempre la possibilità di andare a scegliere delle dimensioni personalizzate, ad applicare dei filtri, e eh, in particolare, per esempio, combinare i due punti di vista. Uh, che abbiamo visto finora, quindi uh, la migliore combinazione di inizio uh, dell'utente e inizio della sessione per andare a, a fare un'analisi di questo tipo. Uh, questo è lo strumento per andare a creare uh, e applicare dei segmenti. Possiamo farlo per device. Ecco, eh, per me è molto rassicurante vedere questa luce sempre verde con tutti i dati eh, sempre disponibili eh, nei report e sostanzialmente mh, questa è l'interfaccia dei report. Quindi abbiamo due grafici, tipicamente uno lineare, e un histogramma e una tabella di questo tipo. Uh, I report personalizzati invece si chiamano esplorazioni e eh, appunto eh, possiamo scegliere eh, che tipo di eh, report andare a creare eh, l'interfaccia di questo tipo, vi apro un report di funnel che avevo costruito e ha sostanzialmente uh, le sezione dedicata alla scelta delle dimensioni, delle metriche da applicare e l'applicazione dei segmenti. Eh, e sostanzialmente in particolare per quanto riguarda il funnel eh, appunto risulta molto molto dettagliato eh, proprio andando a scegliere quanto tempo far passare tra un passaggio e l'altro per eh, andare a definire effettivamente il passaggio, quindi risulta uno strumento come avviso molto potente e su cui mettersi a testa. Mm, per concludere per Ehm, sostanzialmente ehm, dire quello che secondo, eh, ho capito finora ad Google WTX 4 eh, sembra che ci si sposti più da un concetto di eh, andiamo a misurare l'interazione degli utenti con il nostro sito o con la nostra applicazione a eh, andiamo a misurare eh, l'interazione degli utenti con il nostro business. Eh, L'approccio advent base sembra appunto avere questo tipo di mh, effetto di approccio eh, per quello che... Ho visto finora. Bene. Ok, Ti, eh, io restituisco la parola ad Alessandro. Grazie, grazie Paolo di, di questa disamina tra le, tra le due versioni. Eh, mi viene da, da, da farti subito una domanda prima di, di eventualmente rispondere alle domande dei, degli altri eh, partecipanti al webinar. Eh, in definitiva il tuo suggerimento è cosa fare rispetto a Google Analytics? Eh, conviene passare da Universal a Google Analytics? Conviene installarlo in parallelo? Eh, conviene aspettare? Qual è la tua raccomandazione? installarlo in parallelo mm, ecco questa è una cosa sicuramente da dire eh, Google Analytics e Google t 4 sono due strumenti diversi che misurano il traffico in modo diverso eh, Google Analytics 4 eh, ricordiamo è un nuovo prodotto che sta introducendo via via delle feature quindi è una cosa anche in fase di sviluppo però è sicuramente una cosa eh, su cui metterci la testa eh, dipendentemente da il tempo che abbiamo eh, a disposizione partiamo anche eh, da, da poco, nel senso se non abbiamo tempo da dedicarci iniziamo anche a mettere il tag di base, page view o comunque gli eventi automatici e eh, andare a metterci la testa eh, periodicamente per sostanzialmente non arrivare eh, quando ci sarà un, un passaggio, comunque non sarà più possibile aprire nuove... Eh, nuove proprietà, arrivare sostanzialmente impreparati. Quindi un'installazione in parallelo e eh, possibilmente confronto sostanzialmente eh, dei risultati con l'uno e l'altro sistema. Ok, ti faccio un'altra un domanda. Quindi, questo eh, diciamo la, la decisione più saggia è installarlo in parallelo, anche perché nel momento in cui si dovrà obbligatoriamente passare avremo già uno storico, no? Altrimenti. Non è, non è possibile importarsi dei dati da universo, esatto, un corretto? Esatto, sì. Ehm, esatto, Esattamente. So mh, eh, suggerisco di fare una cosa anche di questo tipo, nel senso, mh, non è importante. Partire con tutto subito. Uh, iniziamo a raccoglierci uno storico che può essere anche di soli eventi uh, base, uh, però uh, teniamo separati i due sistemi perché sono proprio due sistemi diversi. Uh, quindi, sostanzialmente, il mio suggerimento è questo: uh, andare Ecco Paolo, relativamente all'installazione, all'effort di installazione. Um, è più complesso, più time consuming rispetto a, a Universal o, bene o male, <coughs> è lo stesso effort? Eh, una volta che abbiamo una, un insieme di un data layer, se lo installiamo con GTM, o comunque una serie di eventi gestiti. Ma adesso è più raro, uh, tramite la libreria di Google Analytics uh, standard, uh, l'effort è più o meno lo stesso in questi termini. Uh, ci sono anche delle facilities nel senso che. Uh, Google Analytics 4 permette di collezionare uh, degli eventi da Google Analytics Universal. Però, mh, sinceramente, io tenderei a sconsigliare questa opzione perché um, tenderà a fare mh, confusione nel tempo, secondo me, perché riguarda sostanzialmente come vengono installate le cose sul sito uh, un domani. Ci sarà solo mh, Google Analytics 4, quindi tendenzialmente eh, quello che tenderei a consigliare è installare i tag, ehm, i tag dedicati a Google Analytics 4 con l'ultima versione della libreria piuttosto che andare a, a utilizzare opzioni ehm, di questo tipo. Quindi è un'opzione da utilizzare proprio in estrema razza se eh, non abbiamo altra scelta però tendenzialmente ehm, eh, installare tag paralleli. E, eh, e quindi un'installazione dedicata e l'effort okay. sì è quello eh, più o meno è quello nel senso che eh, si tratta degli stessi dati magari formattati in modo diverso e mh, appunto per molte eh, in una certa misura eh, potrebbe essere minore perché se in eh, Google editing universal eh, per misurare per esempio lo scroll o i link in uscita dobbiamo fare Giusto de, uh, un paio di setup in GTM che richiedono anche quelli uh, al massimo uh, un'ora. Uh, ecco, in Google ETX 4 si tratta di installare il tag di base abilitare degli eventi da piattaforma. Uh, e per l'e-commerce, ecco lì, uh, più o meno l'effort è lo stesso. Grazie Paolo. Allora io passerei alle domande dei, dei vari partecipanti. Allora Vincenzo ci chiede, uh, visto che al cambio di sorgente la sessione viene mantenuta, in caso di accesso direct e successivo... Attraverso link con UTM, la sessione viene marcata come direct, è possibile modificare la logica di attribuzione della sessione? Allora eh, viene mantenuto il funziona in questo modo. Eh, quando l'utente atterra, si guarda se eh, cioè inizia una sessione, si guarda se ci sono gli UTM. Uh, e al, o comunque il Google Click ID, la codifica automatica di Google Ads, e si attribuisce uh, con gli UTM e, quest, e questa è l'attribuzione basata sulla sessione. Se non ci sono gli UTM, guarda uh, sostanzialmente se viene da un link sul sito e quindi va sul referral oppure uh, se c'è nello storico, se è un utente di ritorno e quindi gli viene, um, gli viene recuperata il, il canale che c'era prima. Eh, se nel corso della sessione, eh, sostanzialmente, eh, l'utente interagisce ehm, con una nuova fonte di traffico diversa da quella che ha iniziato la sessione, ehm, questa fonte di traffico non compare nei report ehm, e ehm, quindi non è come Google Analytics Universal in cui. Uh, sostanzialmente ogni click andava a generare una sessione con la sua sorgente. Uh, C'è solo la sorgente che ha um, iniziato la sessione. Uh, funziona così uh, in Google X4. Non sappiamo se um, un giorno sarà introdotto un nuovo concetto di, per esempio, di click, uh, e quindi un nuovo punto di vista che magari ricalca di più quello di Google Universo Però tendenzialmente uh, è eh, la sessione. Non va a, ad essere interrotta eh, ed è sempre un sistema in cui il direct pesa zero: nel senso che eh, se la sessione è iniziata con mh, una fonte come il paid search, eh, se poi ritorni direttamente senza OTM, codifica automatica, non è un link eh, che hai cliccato su da un sito eh, e, non hai, e non hai altro risultato storico, la fonte ti rimane quella, la paid search. Ok, uh, invece Davide chiede se in Google Analytics 4 è possibile vedere e analizzare i dati separatamente tra sito e app. Eh, allora sì, c'è cioè sostanzialmente um, una dimensione che si chiama eh, origine, sostanzialmente uh, origine dei dati o stream. Uh, sostanzialmente in Google Analytics 4... Uh, abbiamo uno stream di dati associato alla tecnologia con cui si raccoglie i dati. Possiamo creare uno stream web a cui è associato il codice monitorato del web, uno stream iOS, associato l'SDK di, uh, di iOS, e lo stream Android. Ecco, nei report poi possiamo andare a, a filtrare per stream uh, per andare a uh, filtrare le diverse tecnologie. Quindi sì, possiamo risalire. Uh, cosa c'è un modello uniforme, però possiamo poi andare a, nel dettaglio a fare uh, a spaccare il capello, insomma. Bene, invece Giovanni uh, apre una tematica, ovviamente molto di attualità, che è quella uh, di, del nuovo, delle nuove cookie policy. In genere, della difficoltà uh, sempre maggiore di utilizzare i cookie uh, nel, nel mondo del digital marketing. E quindi ci chiede che se proprio in base a, a aggiornamento di GDPR, ma soprattutto delle varie tecnologie che bloccano i cookie, eh, qual è eh, diciamo, l'effetto su, su Google Analytics 4, se Google Analytics 4 ha qualcosa di differente rispetto a Google Analytics Universal in, in tal senso, oppure mh, soffrirà delle stesse limitazioni. Allora, per quello che eh, è visibile ora, eh, ha più o meno lo stesso approccio, però in, cioè nel senso ha gli stessi strumenti utilizzati in modo diverso. Eh, perché in Google Analytics Universal avevamo la, sostanzialmente la raccolta dati, il conteggio degli utenti basato su cookie, e, e creavamo delle viste con questo tipo di conteggio. Avevamo il conteggio degli eventi, Uh, basato su user ID, ovvero l'ID dell'utente che, uh, che stava navigando il sito, quindi era necessaria una login, e poi esisteva esiste la, um, uh, quello che si chiama Google Sign, che dovrebbe basarsi su uh, sostanzialmente il, um, gli account di Google loggati, uh, ecco il Um, Google Analytics 4 uh, fa un'amalgama di questi approcci nel senso che tu puoi andare a scegliere se per la tua proprietà uh, andare a collezionare i dati soltanto basandoti sui cookie oppure uh, combinando uh, sostanzialmente user ID, cookie e uh, Google Signal, se lo hai attivato. Quindi sostanzialmente um, è un approccio diverso con gli strumenti che avevamo prima per cercare di uh, andare a tracciare uh, un po' meglio. Non sappiamo uh, poi se uh, ci sarà un approccio uh, anche lì di tipo probabilistico come uh, vedo in altri sistemi sta, sta succedendo, per esempio uh, per quanto riguarda uh, il pixel di, di Facebook si cerca di uh, indovinare certe, uh, certe conversioni, andare a fare un modello statistico uh, per andare a... Sostanzialmente eh, le, eh, vedere le conversioni osservate. Eh, Google stesso, eh, per quanto riguarda l'attribuzione in Google Ads, ha introdotto le, eh, sostanzialmente la configurazione del tag che ti permette eh, di eh, fare delle conversioni osservate, cioè basate più su una probabilità. Quindi eh, vediamo se anche in questo senso. Google Analytics 4 va a, ad aprire a questo tipo di approccio, quindi un'attribuzione un e una raccolta di dati eh, anonima ma eh, di tipo probabilistico. Bene, grazie Paolo anche per questa risposta. Ovviamente, questa è una tematica che è in grande evoluzione. Ogni eh, settimana si legge qualcosa di nuovo, quindi eh, bisogna, bisogna mantenersi aggiornati su, su questa parte che. Come detto, di, di grande grande attualità. Eh, io non vedo altre domande. O meglio, sì, vediamo se ce n'è una che mi segnalano adesso, forse che arriva da LinkedIn. Eh, no, eh, non ce l'ho. Direi allora che mh, possiamo chiudere se non ci sono altre domande. Se avete altre domande, potete anche inviarcele alla, attraverso i nostri contatti del web e, altrimenti io ringrazierei innanzitutto tutti i partecipanti eh, Paolo per, per questo interessante webinar e, e vi do l'appuntamento al prossimo venerdì con un'altra tematica che dobbiamo ancora decidere ma che a breve eh, vi comunicheremo vi consiglio di eh, seguirci su LinkedIn o di iscrivervi alla nostra newsletter sul sito perché sono i due canali attraverso cui ovviamente avvisiamo dei nostri webinar ogni, ogni mese. Bene, vi ringrazio a tutti e, e vi auguro un buon fine settimana e, e mi raccomando, forza con Google Analytics, studiate e sperimentate che è veramente una, una tecnologia nuova e interessante. Buon Grazie weekend a tutti. A tutti. Buona giornata, buon weekend, ciao.